prendete un edificio pubblico inutilizzato, affidatelo a 10 ragazzi che hanno idee innovative per gestire e rilanciare la struttura che ospita l'ex mediateca e l'auditorium comunale. Aggiungeteci un finanziamento di partenza che ammonta ad 80.000 euro e a Rosarno il miracolo di una generazione verde che diventa protagonista è fatto. C'è la confluenza di due progetti premiati in ambito nazionale nella nuova vita di questo bene comune. Si chiamano Arguments e Faro Fabbrica dei Saperi, soggetti collettivi, che renderanno attrattivo e produttivo lo spazio chiuso da un anno. Da un lato c'è l'impronta di Giovani e Futuro Comune, l'iniziativa con cui il Talent Garden di Cosenza ha finanziato 5 proposte degli studenti delle scuole superiori calabresi. Futuro Comune è entrato nella seconda fase, quindi lo start-up. Iniziamo da Rosarno, dal sud della Calabria. Dall'altro lato è stato essenziale il cofinanziamento delle fondazioni Vodafone, Unipol e Con il Sud, che hanno premiato i progetti culturali. Fondamentale ora la collaborazione col Comune, garantita dal sindaco Giuseppe Idà. È un tavolo di progettazione che possa gestire insieme a noi il comune e Arguments lo spazio. Abbiamo in mente tante attività, dal cinema al teatro, dalla musica al servizio mete bibliotecario. Finalità ambiziose che uniscono cultura e lavoro, e non a caso la presentazione della fusione tra i due progetti si è trasformata in una festa molto partecipata. Noi siamo solo il motore di una macchina che sta per essere azionata, però ovviamente, essendo un bene in comune, il carburante sarà la comunità. Da Rosarno, per la CNews 24.